Dei nostri gruppi, del club dell'ACAP. Abbiamo sentito qui nel Vangelo di Giovanni il racconto di un miracolo molto noto, è un segno di amore, certamente, è un segno di potenza, soprattutto però è un segno di umanità verso la gente che era corsa. E la moltitudine era veramente grande. La gente capì questo gesto di umanità, ne rimase meravigliata e contenta. Aveva curato i malati prima, aveva donato la sua parola poi e continuava a donarla, non solo ai suoi apostoli, ma anche alla gente, e alla fine donava anche il pane. La gente capì il significato di questo gesto. Anche i problemi umani interessano il Signore, anche il pane è una cosa importante. E la gente esclamò: un grande profeta davvero è venuto in mezzo a noi, è il profeta che deve venire nel mondo, dare da mangiare, un gesto molto umano. L'azione di Gesù però è sostenuta da valori interiori che hanno provocato il miracolo, dei valori interiori che giustificavano l'intervento del Signore. Vediamo schematicamente. Qual è il comportamento di Gesù di fronte alla folla? Prima di tutto accoglienza e dialogo. Vede una folla che veniva, non rimase a riposare, le andò incontro. E primo atteggiamento, accoglienza e dialogo con la gente. Secondo atteggiamento, un interessamento fraterno. Sapeva che quella gente doveva aver fame. Sono varie forme di fame. Fame del pane, chiaramente, in quel caso c'era la risposta per quella fame. Ci sono però anche forme di fame d'altro tipo, fame di affetto, fame di verità, fame di amicizia, eccetera. Fame che non è meno importante della fame del pane. Alle volte più grande è la povertà spirituale, anche se è grave la povertà materiale. In terzo luogo c'è l'altro atteggiamento, un grandioso gesto di aiuto. Notate che il miracolo lo fece lui, ma non solamente fece il miracolo, ma, dice Giovanni, è stato lui a dar fuori il pane moltiplicato. Non sembra che abbia fatto una benedizione e poi il pane ha diventato un mucchio sopra il tappeto dell'erba e poi gli apostoli l'abbiano distribuito. No, in questo modo. Agli apostoli diede due incarichi. Il primo incarico: fate sedere la gente sull'erba. Il secondo incarico: raccogliete i frammenti, i pezzi che avanzano. E ne raccolsero 12 cesti, come erano 12 gli apostoli.
ma in tale pane è stato lui a darlo persona per persona, cioè ha personalizzato il suo miracolo, il suo amore, il suo aiuto e il suo interessamento. Ecco, ha approfittato anche della generosità di un ragazzo, due pezzi di pane, cinque pezzi. Dovrebbero essere animati così questi gruppi. Non basta solo trovarsi insieme, dialogare e poi salutarsi e partire. Occorre, a mio parere, crescere, camminare, migliorare valorizzando fra il resto questi valori spirituali. E direi allora così, tre parole: accoglienza. Quando vi trovate, siate accoglienti gli uni con gli altri, fatevi buon viso, fatevi un volto sorridente, e se siete preoccupati, manifestate la vostra preoccupazione, sperando che chi è con voi sia accogliente, capisca il dolore della vostra giornata, della vostra vita. Quindi dialogo nei momenti di gioia e nei momenti di sofferenza. Interessamento fraterno, cioè non paternalismo, uno che parla e gli altri ascoltano. Non credere uno di saperla più lunga degli altri, ma un interessamento che sia veramente un aiuto fraterno, un interessamento personalizzato. E poi infine un aiuto vicendevole, che va e che viene, che si dà e che si riceve. Quindi, come in una famiglia, tutto viene condiviso. Anche nei vostri incontri cercate di condividere questi valori spirituali, che adesso ripeto di nuovo: accoglienza, sorridendo possibilmente, interessamento della vita settimanale, cercando di rispettare ogni persona, senza paternalismo, con fraterna accoglienza. E poi nella famiglia è un po' l'intuizione di Udolin, del dottor Udolin, che ha promosso questi gruppi. E badate che il suo spirito era certamente questo spirito, di famiglia allargata, che si aiuta a vicenda. Ecco, io posso assicurarvi di una cosa: se voi alla base di questi vostri incontri mettete non solamente un rapporto di amicizia umana, ma se voi cercate anche di alimentare questa amicizia dal Vangelo di Cristo, meglio dalla condotta di Gesù Cristo, e impariamo da Lui come vivere, come comportarsi, come in questo caso, se la vostra amicizia è sostenuta anche dalla parola di Dio, il valore dei vostri incontri sarà sicuramente più sicuro e più grande, senza nessun dubbio. Cioè, se attingete la forza non solo da valori umani, laici, ma da valori cristianamente ispirati. Per esempio, se voi voleste introdurre qualche volta nei vostri incontri, per esempio, un momentino di preghiera chiedendo a Dio che vi sostenga nel vostro cammino, oppure leggete mezza pagina del Vangelo per capire un pochino come oggi abbiamo fatto, questo incontrarsi a livello anche cristiano darà un aiuto maggiore, perché allora attingerete non solo dalla vostra umanità, ma attingerete anche dalla divinità di Dio, che è Padre di tutti. Allora, concludendo, gli acat sono una pianta che porta frutto. È una pianta che cresce. È una pianta che merita attenzione. Per me non c'è nessun dubbio. È una pianta che sta crescendo, che sta portando veramente notevoli frutti. E voi ne siete testimoni, ma non solamente voi, ma tante persone che mi seguono direttamente o indirettamente. Infatti avete celebrato il sesto interclub di zona,
l'anno scorso, mi pare in ottobre e in novembre, avete celebrato il secondo incontro nazionale dei gruppi a Trento, che erano 1500 persone, è il terzo giorno di festa che vivete insieme, gli incontri sono settimanali nei vostri gruppi, sono 16 gruppi e 4 nelle giudicarie esteriori di questi 16. Quindi vedete che è una pianta giovanile. Io veramente imploro da Dio che questa messa è celebrata per voi, per le vostre famiglie, per quelli che vi guidano, per quelli che vi consigliano, per i medici che vi accompagnano, per le persone che vi vogliono bene. Celebro la messa per voi perché questa pianta, che è giovane, sappia continuare a crescere e portare frutti di rinnovamento e di vita nuova, e di vita nuova. D'accordo? D'accordo? Va bene. Ecco allora, così noi continuiamo questa celebrazione. Mi lancio un po' da questi sentimenti che Gesù ha manifestato. Ricordiamo, accoglienza, interessamento fraterno, gesti fraterni di aiuto vicendevole. Mi auguro poi che possano crescere e moltiplicarsi ancora. Fabiana, sì. Vedi che sta bene, ma Fabiana. Due. Aspetta che te la devo... Due la Vedi magari prendiamo l'altro. O vuoi aranciato? No, no, ma ce l'abbiamo. Adesso ci siamo. Vado qui che verso l'acqua. Due botte di acqua e fate questi bicchieri. No, tanto io. Tanto cosa venire a fare da tomarlo. Vieni. Così, così com'ero prima, tenga la mano di qua. Calma, calma. Due signora. Grazie.